Gianni Colacione per Libri.tv al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Siamo a seconda giornata e siamo in compagnia di Valerio Federico. Valerio Federico che è intervenuto, mi sembra ieri se non sbaglio, nella prima giornata. No, stamattina. Intervenuto stamattina con un intervento interessante e vorrei ripercorrere un pochino quello che ha detto e poi fargli un'altra domanda. Di che cosa hai parlato in questo tuo intervento? Guarda, in sostanza ho parlato delle questioni interne, cosa che effettivamente non facevo da tempo. Ho notato qualcosa che forse molti altri hanno notato e che avviene spesso nei consessi radicali e in questi comitati, qualcosa che non mi convince, e cioè la reazione di molti dirigenti, di molti di noi, alle critiche diffuse, al malcontento diffuso che in questo comitato, va detto, si è espresso come non mai. Io non ricordo un comitato con un numero di interventi come quelli di ieri ed oggi, critici, in linea di massima li ritengo costruttivi, ma certamente critici nei confronti dei processi decisionali dell'ultimo periodo, il periodo relativo all'appuntamento elettorale, critici rispetto all'organizzazione interna, e quindi ho ritenuto per una volta di confrontarmi su questi temi, di intervenire su questi temi, e ho detto che non credo ci sia una contraddizione tra il richiamo a quelle che ho chiamato le radici radicali, quindi i riferimenti radicali, la vocazione maggioritaria, l'approccio transnazionale, l'analisi del regime. Ecco, io credo che non ci sia contraddizione tra questo approccio tipicamente radicale e i suoi riferimenti e la critica. E la critica alla dirigenza, alle decisioni prese nel contesto di questa presentazione di lista e in questo contesto elettorale. Cioè, troppo spesso la reazione di molti è quello di richiamare le radici radicali come se queste fossero solo patrimonio di chi prende le decisioni in questo partito e di chi comprende, di chi sente l'essenza radicale. No, l'essenza radicale è qualcosa che ognuno di noi sente in modo anche diverso, ma che certamente appartiene a ognuno di noi perché presenti in questo partito. Abbiamo scelto questo partito in linea di massima tutti per le principali differenze di questo partito rispetto alla partitocrazia italiana, che sono proprio la vocazione transnazionale, quella legata al maggioritario, al sistema maggioritario, l'approccio laico, l'analisi del sistema e il ritrovarsi in alcuni strumenti per contrastare il sistema partitico, il regime, eccetera. Questa è caratteristica e patrimonio di tutti. Io non vorrei più veramente che ci si facesse riferimento esplicitamente o implicitamente a una presunta radicalità pura, in questo senso provocatoriamente ho detto che mi ritengo un radicale impuro e laico, perché spesso la radicalità pura ha portato e porta a critiche, confronti, scontri. Sul nulla è poco importante determinare chi tra noi è più radicale per il semplice fatto che siamo tutti radicali. Il discorso della patente. Per il solo fatto che abbiamo la patente e che quindi compriamo la tessera e scendiamo in campo, in questo campo, no? E giochiamo questa partita. E quindi ho fatto questo richiamo al superamento totale di questi riflessi di purezza radicale, assolutamente, da una parte fastidiosi, dall'altra parte inutili e dall'altra parte non laici. Se c'è un'organizzazione politica, se questa organizzazione politica non prende in considerazione malcontenti e critiche, non è un'organizzazione politica seria. Organizzazione politica carismatica che sia, resta dovere di ognuno di noi, dirigenti e non, di considerare, soprattutto quando si manifesta in un modo molto ampio come in questo comitato, le critiche e le osservazioni.
Quindi, detto questo, quindi insomma l'appello anche a una certa laicità nel Partito Laico, le varie anche letture che un pochino emarginano coloro che si dice che non capiscono oppure che magari non sono capaci di fare una ricostruzione che parte da Gentile o da David De Marco, non so. Che non hanno magari necessariamente sufficienti strumenti, cioè chi entra nel partito, soprattutto nella sua fase d'ingresso all'inizio, non può avere gli strumenti di conoscenza, di analisi storica no, delle battaglie radicali, dell'impostazione radicale, non può averle, quindi c'è bisogno di una apertura, disponibilità al dialogo e confronto, e non dimentichiamo che comunque vista la come dire, collocazione sociale, politica dei radicali nell'ambito partitocratico italiano, già chi ha una spinta per avvicinarsi a questo partito vuol dire che ha già in qualche modo colto probabilmente, ma ritengo nella gran maggioranza dei casi, l'essenza dell'alterità radicale, quindi non c'è bisogno poi, c'è bisogno, attenzione, dei maestri c'è bisogno per imparare, c'è bisogno di comprendere fin dall'inizio quando si entra in questo partito che è necessario studiare, che più si studia, più si conosce il sistema e più si è radicali, e che la conoscenza delle dinamiche del sistema partitocratico è indispensabile per poi promuovere politica radicale. Di questo sì, non c'è bisogno di buoni o cattivi maestri che facciano sostanzialmente la morale a chi critica, sbaglia o si comporta ancora non da pseudo radicale ortodosso. Ma qui ovviamente poi l'argomento si può diciamo approfondire, e a questo punto parlando di laicità all'interno di un partito carismatico come il nostro, tu ritieni che ci siano dei riflessi anche da parte della dirigenza non laici? Beh, insomma, un po' ne ho fatto cenno, a volte sì, naturalmente. Tra l'altro in un partito carismatico l'aveva e l'ha descritto Pane Bianco tanti anni fa in un volume, il vero problema quasi sempre non è della persona che ha carisma, quindi del leader carismatico, ma di tutto quello che si crea e si forma attorno a lui, quindi siamo proprio tutti noi attorno al leader carismatico che dobbiamo avere un utilizzo, come dire, corretto, no? Del carisma e della forza di leadership del capo. Io non credo che ci si debba, non possiamo far finta di non essere in un partito carismatico. Si tratta però di dare seguito alle qualità di ognuno di noi e di non, nella nostra azione politica, nella nostra critica politica, di non tenere conto di quella che sarà la reazione del leader carismatico, ma di buttarsi nella politica radicale dicendo quello che pensiamo, proponendo, criticando, e poi naturalmente quello che sarà si verificherà in qualche modo. Invece credo che da parte di qualcuno ci sia nella scelta delle proprie scelte radicali la paura di quella che potrebbe, che poi sarebbe nel caso la reazione del leader, e questo non va bene naturalmente. Valerio, abbiamo parlato di metodo, parliamo un pochino di merito, relativamente appunto a tutta questa vicenda preelettorale, questa campagna, le liste, il taxi di Storace, Cosentino, insomma, sono state scelte che sono state fatte ben precise, ecco, nel merito. Secondo te sono state buone scelte o no? Beh, io intanto, prima di parlare di merito, l'ho ricordato nel mio intervento, cioè la nostra storia è fatta di scelte diverse l'una dall'altra anche quando gli schemi si sono riproposti, cioè a volte abbiamo scelto di subire le scelte di altri, a volte abbiamo imposto la nostra scelta, a volte siamo andati incontro a delle richieste che apparivano inaccettabili, altre volte invece le abbiamo rifiutate, ma questo si fa in politica, abbiamo valutato di volta in volta, in un contesto complessivamente difficile, quelle che erano le condizioni politiche per fare una scelta o un'altra, quindi nessun moralismo,
nella valutazione delle scelte che hanno fatto di volta in volta i radicali, nessuna linea di pseudo coerenza o di essenza radicale. L'essenza radicale si è manifestata in scelte molto diverse l'una dall'altra a seconda del momento storico e del momento politico. Detto questo, se vogliamo entrare nel merito, io ritengo da una parte che ci siano state delle responsabilità evidenti radicali nel non avere messo nelle condizioni non solo ideali ma neanche decenti i compagni sul territorio, i militanti, noi tutti, di raccogliere le firme e di ottenere un risultato che era largamente alla nostra portata, cioè la presentazione delle liste, di una lista radicale nella Regione Lazio, nella Regione Lombardia, alla Camera e al Senato. Per quanto riguarda la lista di scopo, io credo che anche questa si inserisce in una storia radicale e in ogni caso non l'ho vista e non la vedo come un problema. Ho visto molto di più il problema di come abbiamo gestito la lista di scopo che doveva ospitare altri, mentre poi è risultata una lista di scopo formata solo da radicali. Qua sicuramente degli errori sono stati fatti. Di per sé la lista di scopo, che evidenzia una priorità, che è la priorità delle priorità in questo momento, quindi non solo l'amnistia ma anche l'occuparsi della questione giustizia, quindi delle regole che la partitocrazia si dà per mantenersi in vita, per mantenere lo status quo, questa è una nostra priorità. Queste tre parole, amnistia, libertà e giustizia, fanno riferimento a questa nostra priorità. Non mi scandalizza, naturalmente avrei probabilmente rispetto ad altri scelto di dare spazio anche ad altri strumenti che abbiamo, di cui ci siamo dotati di conoscenza, di analisi eccetera in questi ultimi anni, per attaccare il regime anche su altri fronti, che secondo me sono stati sottovalutati, ma di per sé la lista di scopo è secondo me compatibile e accettabile e coerente rispetto alle scelte del nostro movimento degli ultimi anni. Storace e Cosentino. Su Storace, precisando che io come altri non abbiamo considerato più o meno scandaloso, o non abbiamo dedicato più o meno attenzione allo scandalo Storace rispetto che allo scandalo Zingaretti, nel senso che almeno personalmente ho considerato gravissima la reazione tipicamente partitocratica, di difesa partitocratica di Zingaretti, così come mi ha toccato anche l'iniziativa di Storace, cioè di una alleanza di natura tecnica con Storace, che io non ho condiviso e non ho condiviso per un aspetto, diciamo, per me, a me chiaro. Noi avremmo comunque, sostenendo Storace seppur anche solo tecnicamente, collaborato a un'eventuale vittoria di quello che è il regime laziale uscente. Io credo che, per quanto dall'altra parte io non vedessi particolari elementi di rottura col regime vincente polveriniano, visto che come sempre in Italia c'erano degli elementi di commistione tra opposizione e maggioranza, comunque ecco che noi contribuissimo alla riconferma, anche solo numericamente, nel consenso elettorale, nel portare i nostri voti a una continuità con il blocco di regime che già aveva governato in quel modo il Lazio, io non l'ho condiviso, e non quindi naturalmente per particolari difficoltà a tollerare la storia di Storace o meno, no, la storia recente di Storace che non mi convinceva, così come allo stesso modo ho ritenuto che fosse corretto non accettare le condizioni di Zingaretti in questi termini, come lui le ha poste, inaccettabili. Perfetto. Valerio Federico, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento a questo punto su liberi.tv per queste e altre interviste che pubblicheremo e ti faremo avere sicuramente. Grazie per il lavoro che fate, grazie per l'aiuto a tutta l'area radicale che voi date. Grazie a te per questi complimenti.